Questo video riguarda i migliori 3 Montepulciano d'Abruzzo. Il vincitore della qualità è il Mammut Montepulciano. In una terra mite e dura allo stesso tempo, ove l'asprezza della montagna si coniuga con la dolcezza del mare, nasce l'azienda Cascina del Colle, frutto di culto e tradizione della nostra famiglia contadina. Il Montepulciano Mammut di Cascina del Colle è di colore rosso rubino molto concentrato. Il profumo si apre con un bouquet di confettura di frutti scuri e fiori appassiti con soffuse note di pepe e cardamomo e chiude con profumi di liquirizia e delicato caffè. In bocca è snello, elegante, possente e maestoso con grande struttura, tannico e vellutato. Il sapore è persistente con ritorni speziati e fruttati. Abbinamenti Mammut Montepulciano d'Abruzzo DOC Cascina del Colle, si abbina con fesa di vitello con le prugne. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'Ilda Montepulciano. A casa riceverai 6 bottiglie da 750 ml di vino rosso Ilda, Montepulciano d'Abruzzo DOC, vino dal colore rosso carico con leggeri riflessi violacei bluastri. Al naso si presenta complesso ed intenso, con note di viola ed amarena. Esclusivi sentori di spezie, liquirizia e cacao. Vino dal sapore corposo e vellutato, di notevole carica e morbida tannicità, con finale persistente e piacevole. I grappoli raccolti a mano sono vinificati tradizionalmente con una lunga macerazione delle bucce a temperatura controllata. L'azienda si sviluppa sul Chietino principalmente nelle zone di Ortona ed Orsogna con vigneti autoctoni di Montepulciano e Trebbiano. Viaggiamo in tutta Italia, alla scoperta delle migliori cantine. I vini venduti sono una selezione di alta qualità da tutta la penisola italiana. Il vincitore del premio è il Tor del Colle Montepulciano. L'uva raccolta viene diraspata prima di effettuare la macerazione prefermentativa a 12-14 gradi centigradi per estrarne gli aromi caratteristici. La fermentazione e le macerazioni durano 15-20 giorni a temperatura controllata di 25-27 grado C. Al termine di questo passaggio si completa la fermentazione alcolica e malolattica. Dopo la pressatura soffice, il vino è affinato 12 mesi in vasche di acciaio inox e 12 mesi in legno. 18-20 gradi centigradi serve 13% vol. Il nome Tor del Colle è un enchino e allo splendore che caratterizza le regioni Abruzzo, Molise, Puglia e Alto Rione nel Colle che, svettando nel cielo, dominava l'intera area. Racchiudiamo in questa linea di vini dai sentori netti e decisi che rispecchia ed esprime il territorio tipico di questi luoghi. Viaggiamo in tutta Italia, alla scoperta delle migliori cantine. I vini venduti sono una selezione di alta qualità da tutta la penisola italiana. L'obiettivo è quello di portare il cliente a scoprire i vini che non ha mai assaggiato prima, selezionati uno ad uno dai nostri sommelier. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.